La primavera è quasi arrivata nelle pianure del nord-est d'Italia ed il territorio si colora in una miriade di tinte date dai fiori. L'acqua dello scioglimento delle nevi dà nuova vita ai prati e con le piante si svegliano anche gli insetti, come le formiche, sempre alla ricerca di scorte da portare nel nido. Le farfalle dal volo delicato, come questa pierisnapi. O le sirfidi, che sembrano immobili a mezz'aria. E i coleotteri dai colori sgargianti, come questa cetonia aurata. Ma anche meno appariscenti, e sempre pronti a spiccare il volo. Ed in questo periodo possiamo osservare la protagonista di questo racconto, la Zerinthia polixena. La Zerinthia polixena, comunemente conosciuta come polissena, è una farfalla di grandi dimensioni, e può raggiungere un'apertura alare di 80 mm. Gli adulti sono attivi per non più di 3 settimane ogni anno. È una specie protetta a livello europeo, dalla direttiva Habitat e dalla Convenzione di Berna, in quanto specie in forte diminuzione a causa della scomparsa degli habitat della pianta nutrice. Infatti, risulta molto localizzata, ma può essere presente anche con popolazioni numerose. In Italia la farfalla è diffusa dalle Alpi al di sotto dei 1000 metri, più o meno fino all'altezza del Po. A latitudini inferiori si trova soprattutto l'endemismo tutto italiano Zerinthia cassandra. Come dicevamo, lo stadio adulto di questa farfalla dura solo 3 settimane ed in questo breve periodo devono aver luogo l'accoppiamento e la deposizione delle uova. L'accoppiamento, come in tutti i lepidotteri, avviene con l'unione della parte terminale degli addomi. La durata di questa unione varia a seconda della specie. In alto si può notare la femmina, di solito di dimensioni maggiori, e con l'addome più grande rispetto al maschio, in quanto contenente le uova da fecondare. In questo frangente la coppia è molto vulnerabile, in quanto la femmina a sostenere il peso di entrambi, sia quando sono appoggiate ad un sostegno che in volo, cosa che accade se vengono disturbate. Il maschio in questa fase è poco d'aiuto. Terminato l'accoppiamento, dopo qualche tempo, avviene l'ovodeposizione. Se una farfalla è nel momento di deposizione delle uova, lo si può notare dall'incurvatura dell'addome. Infatti, l'addome si predispone in questa particolare posizione per poter attaccare le uova alla pianta nutrice. Le uova sono sferiche e biancastre in un primo momento, di colore azzurrognolo prima della schiusa. Esse vengono deposte singolarmente o in piccoli gruppi. Solitamente hanno un diametro di poco superiore al millimetro. Una volta deposte, bisognerà attendere qualche giorno prima della schiusa. Nel frattempo sono passate 2 settimane. La primavera è quasi al suo apice. Nuovi fiori compaiono e la vita si risveglia in tutte le sue forme e colori. Nelle nostre uova, intanto, incominciano a vedersi dei movimenti.
Ed eccoci, ci siamo. Il primo bruco sta per uscire all'esplorazione del mondo. Questa esplorazione gli permetterà di sopravvivere. Lo scopo delle prossime 3 settimane è la ricerca del cibo, necessario per crescere ed arrivare alla prossima trasformazione. Le piante di cui si nutrono questi bruchi sono le ristolochie. Esse sono notoriamente tossiche. Le tossine di queste piante vengono assimilate dai bruchi e passano successivamente nell'adultolo, rendendolo incommestibile. L'eccessivo sfruttamento agricolo e l'antropizzazione hanno notevolmente ridotto gli habitat per lo sviluppo di questa pianta e di conseguenza anche della farfalla. Le strette fasce verdi che potete osservare ai lati della strada sono gli unici luoghi dove si sviluppa questa pianta in quest'area. A volte, ma con molta difficoltà, può crescere nelle zone paludose confinanti con l'acqua salmastra. Un maggior criterio nei sistemi di coltivazione potrebbe far aumentare sia la flora che la fauna ad essa collegata, con benefici per tutti gli abitanti del territorio, uomini compresi. Ma torniamo dai nostri bruchi. Siamo già agli stadi avanzati. La colorazione grigio-nera lascia spazio a dei vistosi tubercoli color arancio. Una colorazione aposematica che avvisa un potenziale predatore della presenza delle tossine all'interno del corpo del bruco. Il colore di base all'ultimo stadio è il grigio, con alcune sfumature rosa o violacee. La testa è ricoperta da radipeli neri e presenta delle macchie arancione scuro. Il bruco ostenta sui tubercoli degli spessi peli scuri, un sistema per risultare ancora più appariscente ai predatori. Se molestato, il bruco della Zerinthia polixena, come altri papilionidi, ostraflette lo smeterium, un appendice biforcuta che emette un odore sgradevole e che viene ritirato quando il pericolo cessa. Come accennato, l'occupazione principale dei bruchi è quella di nutrirsi. I giovani bruchi si nutrono in primo momento sui fiori e germogli, mentre dopo la seconda muta si nutrono di foglie erodendone i margini e lasciando così evidenti tracce della loro presenza. Il passaggio dal primo all'ultimo stadio del bruco lo fa crescere molto di dimensioni, arrivando ad una massa pari a 1000 volte quella iniziale. Ed ecco un bruco di qualche giorno. È quasi al massimo delle sue dimensioni. La differenza è notevole. Ma ci vuole ancora del tempo per arrivare alla penultima trasformazione che attende la farfalla. Ancora qualche giorno e ci sarà un notevole mutamento nell'aspetto dei nostri bruchi. Essi stanno già compiendo i preparativi necessari, appendendosi con un filo serice ad uno stelo.
Il mutamento è già iniziato, il colore è diverso. L'involucro del bruco lascia spazio ad una nuova forma, la crisalide. Appena avvenuta la trasformazione, ci sono ancora parecchi movimenti all'interno della crisalide, che andranno ad attenuarsi nel tempo dopo aver fatto cadere a terra l'ultimo involucro. Non sempre il filo di seta che tiene appeso il bruco agli steli d'erba rimane intatto, soprattutto nelle zone di sfalcio, ma pare che essere sul terreno non crei problemi alla trasformazione. La crisalide ha inizialmente un colore uniforme, tendente all'ocra. Successivamente compaiono alcune strie nere, probabilmente con scopo mimetico, al fine di evitare di essere parassitate da alcune specie di vespa. Osserviamo condensata in pochi secondi la trasformazione del primo bruco di destra avvenuta all'incirca in 7 ore. Per i prossimi 9 o 10 mesi la nostra farfalla rimarrà in questa forma, non vedendo il lento passare delle stagioni. Stagione in cui la natura riesce a darci degli spettacoli mozzafiato. Come i maschi di carpa che si azzuffano per fecondare le uova depositate sui bassi fondali degli specchi d'acqua. Ho l'attento incedere di questo airone cinerino. Lo scintillio azzurro delle ali delle damigelle Calopteryx. Ma la primavera fa presto a passare, per lasciare spazio alla calda estate. Con i suoi improvvisi temporali, spesso corredati di fulmini e tuoni. Con le serate allietate dal danzare delle lucciole. E le giornate contornate dal ronzio delle onnipresenti api. I colori cambiano e con essi le stagioni e l'autunno è già alle porte. Le foglie non più verdi scendono danzando verso il terreno preannunciando l'arrivo del freddo inverno. Che si può presentare con la candida neve, ma anche con un vento gelido, che costringe anche gli uccelli più tenaci a ripararsi. I colori dominanti sono i marroni ed i grigi. Ma tutto sta di nuovo per cambiare. Il grigio diventa azzurro ed il marrone diventa verde. La fine dell'inverno è vicina. Nelle crisalidi il movimento è ricominciato. L'ultima trasformazione ha inizio. Una farfalla uscirà dalla crisalide e cercherà velocemente un appiglio posizionato in alto per distendere le ali. Ci vorrà più di un'ora perché le ali siano ben distese e asciutte.
Ma non sempre le cose vanno bene. Questo esemplare ha il lato destro delle ali atrofico e anche le galee che formano la spiritromba, organo preposto alla nutrizione, sono disunite e probabilmente questa farfalla non potrà nutrirsi. Per fortuna questi casi sono rari. La maggior parte delle farfalle porta a compimento la trasformazione senza problemi, per regalarci uno spettacolo senza pari. I fiori adesso le attendono per essere impollinati. Ed ecco un esemplare appena sfarfallato. Essa fa parte di un progetto per il ripopolamento di questa specie. Una farfalla affascinante, con la sua livrea giallo pallido, quasi bianca nelle femmine, con un complesso motivo formato da numerose bande e macchie nere, rosse e lunule azzurre. Anche questa è una colorazione di ammonimento per avvisare della tossicità per evitare di essere predate. Nonostante le ali siano asciutte, si fa ancora fatica a spiccare il volo. Ma alla fine la troveremo in mezzo ai prati, pronta a dare origine a una nuova generazione, che vedremo solo tra 11 mesi.